Signor Farina, grazie per la possibilità di avere questa intervista con lei. Per noi è un onore intervistare Ricky Farina. Personalmente io la seguo da tanti anni, sono un suo ammiratore, ammiro la sua profondità, la sua sensibilità, la sua fantasia, la sua intelligenza, la sua bellezza. Veramente è un grande, grande, grande onore. Senta, innanzitutto grazie. Come avrà capito, la sto ringraziando. Prego, anche per me è un piacere. Adesso non scomodiamo parole come onore. È un piacere stare qua con lei, farmi intervistare. Prego, prego, mi chieda qualsiasi cosa. Io sono una persona molto aperta, molto disponibile. Qualsiasi cosa. Beh, c'è una libertà, mi sta dando una libertà infinita. Mi sta dando una libertà infinita. Beh, allora, per me, lei, beh, non solo per me, per il mondo, lei è considerato uno spirito superiore. Certo, l'espressione è anche un po' ambigua. Cosa significa essere uno spirito superiore? Me lo dica lei. Ma io non sono uno spirito. Sono fatto di un corpo che trema, un corpo che ama, un corpo che piscia, che caga, che eiacula. Sono il contrario dello spirito, quindi non mi sento né spirito né superiore. Mi sento un corpo che trova la sua metafisica, il suo andare oltre, nell'altro, nell'incontro con l'altro, nella penetrazione, che dir si voglia, anale o vaginale o boccale, dell'altro. Questa è la mia metafisica. Sono molto ancorato alla terra, sono molto terrestre, molto umano, quindi non c'è niente di spirituale, ecco, quindi rinnego questa definizione di spirito superiore, ecco, non l'accetto. Non so se ho risposto alla sua domanda. Vabbè, certo che ha risposto alla mia domanda, certo. E guardi, proprio per questa sua risposta io la ritengo uno spirito superiore, io continuo a ritenerla uno spirito superiore. Beh, comunque, di fronte, se non vogliamo usare la parola spirito superiore, signor Farina, possiamo dire che lei è una persona intelligentissima, forse una delle persone più intelligenti del mondo.
ma mi viene a dire dell'universo tutto, perché insomma non è concepibile un'intelligenza più intelligente della sua. Quindi io direi una delle persone più intelligenti, la persona più intelligente del creato, credo. Anzi no, lo affermo. E quindi alla persona più intelligente del creato chiedo: che cos'è l'amore? L'amore. Tutti si chiedono l'amore. Persona più intelligente del creato. Adesso lei mi sta caricando di meriti, di significati che io non ho e non voglio avere assolutamente. Non voglio avere responsabilità. Le responsabilità rendono vecchi. A me piace restare sempre giovane, sempre fanciullesco in tutto, quindi non voglio questa responsabilità di uomo più intelligente del creato, anche se la ritengo plausibile, però non rinnego, rifiuto questa sua... assolutamente no, no. L'amore è questo. Signor Farina, sì, va bene, senta, la felicità, cos'è la felicità per lei? Sempre questo dover essere, qualcosa che deve essere qualcosa, questo dover dare delle definizioni, definire qualcosa, che cos'è la felicità, non mi trovo molto d'accordo su... questa ansia, questa libidine quasi di definire le cose, la felicità, cos'è la felicità, cos'è l'odio, cos'è l'amore. Io sono una persona molto più semplice, la felicità è yuppi, è questa la felicità, è wuhu, è entusiasmo puro, è adrenalina, è wow, è sentirsi wow, questa è la felicità, sentirsi fichi, è questa la felicità per me. Sì, senta, sono un po' confuso, mi sta creando delle dimensioni di sospensione mentale, nel senso, parlando con lei paradossalmente mi sto sentendo più stupido di quello che mi ritengo, non lo so, è una sensazione strana, a lei non capita mai di sentirsi stupido? Senza offesa, ovviamente, non è possibile, infatti glielo chiedo perché mi sembra una cosa impossibile. Ma guardi che la stupidità ha a che fare con lo stupore, e quindi è proprio filosofica. L'uomo che si stupisce, che si instupidisce in un certo senso di fronte al creato, è il filosofo, è l'origine della filosofia. Questo spavento, questo stupore che può anche spaventare fino alle viscere, no? Di fronte all'infinito, al creato, alla potenza, questa nuda potenza dell'universo. E quindi la stupidità e sentirsi stupidi è una forma molto filosofica, è una forma di conoscenza in un certo senso. Come il cinema è una forma di conoscenza, il teatro è una forma di conoscenza, la letteratura. Così anche la stupidità è una forma, è l'inizio, se vogliamo, è l'origine, la scaturigine della conoscenza, della riflessione, no? Certo, bisogna essere consapevoli di trovarsi in uno stato di stupidità. Il vero stupido è colui che non sa di esserlo, ecco. Forse possiamo dire questo. Eh no, vabbè, ma se lei fa così, a me viene duro, perché a me l'intelligenza, lì quando vedo l'intelligenza nelle persone, è una forma di eccitazione, è erotismo, l'intelligenza è erotismo per me. Guardi, io l'ammiro sempre di più. Come si campa così senza lavorare? Guardi che io ho una grande stima per tutti i lavoratori di tutto il mondo. Quasi vorrei dire lavoratori di tutto il mondo unitevi. No, ho una grande stima. Personalmente non mi sento molto portato così a questa costrizione, che è comunque una costrizione del lavoro. Mi sento più portato a stare orizzontale. Per anni ho cercato un lavoro orizzontale in cui si potesse sognare, stare sempre orizzontali.
E mi sono detto il poeta, il poeta. E allora sono diventato un poeta orizzontale che ha momenti di verticalità erettiva. E sto bene così, insomma, me la vivo così finché arriva sempre un finché. Così. Tutto qui. Ma mi faccio domande anche più nello specifico, se vuole, non generiche, nello specifico. Prego. Vabbè, allora, se proprio mi spinge a fare le domande nello specifico, potrei chiederle che cosa pensa delle donne che non leccano le palle, che ci sono, eh? Ci sono donne che non leccano le palle, eh? Io ne ho incontrate alcune. Innanzitutto bisogna fare quello che uno si sente, quello che uno si sente. Se ci sono donne che non amano leccare le palle, basta non frequentarle, ecco, basta. Basta dire ciao, ci vediamo la prossima volta, e poi non farsi più trovare, scappare o non rispondere al telefono. Ecco, quindi no, no, per carità, tutta la libertà di questo mondo, ecco, ma con me, con una donna apallica, diciamo così, una donna apallica non è concepibile, non è concepita, non è voluta, non è desiderata, non... Certo, ci sono anche le palle sudate in estate, ci sono le palle pelose. Non è semplice, non è semplice, però insomma... Però, ecco, però. C'è un grosso però. Che... Quindi lei è una persona che riesce a trovare la serenità in queste cose. Molti l'accusano, ho letto degli articoli su di lei. Dicono che lei è una capa fresca, ma cosa vuol dire per lei questo? Ma forse dicono così, che capa fresca, cioè nel senso che mi vedono abbastanza sereno. Perché? Perché io penso che la superficie sia, come ripeto spesso, sintesi abissale, sia il brivido degli abissi. E quindi non sono superficiale, io amo la superficie, la pelle di una donna, la pelle di un frutto... La pelle dell'aria, la pelle, la mia pelle, la pelle di un pensiero. Insomma, ho questa intuizione dell'abissalità e del brivido che è ogni superficie, un brivido abissale. E quindi questo mio amare la superficie mi porta in fondo a essere una persona innamorata, innamorata di quello che vede, che sente, che sfiora, che tocca, che vive. Poi certo il mondo ci fa male anche, la vita ci fa male, la vita ci penetra, la vita è una tumefazione a volte, è un livido, è una ferita, una cicatrice. La vita è una voragine, è inghiottimento, è... Però chi ha in sé la musica, la musica, la musica, chi ha in sé la musica, ecco la musica, io credo molto nella musicalità dell'esistenza, chi ha in sé dei gesti, di qualsiasi cosa, la musicalità di un to, di la musicalità della voce, la musicalità di un respiro, chi ha in sé questo, insomma, è una bella lotta contro la voragine che vuole divorarti, prosciugarti. Si può... Si può, ecco, si può duellare con le voragini, in fondo, ecco. Se una in sé la musica, ecco. Precipizio contro musica. Precipitare ma in modo musicale, che è un po' questo il senso della mia presenza assenza, che è sempre un gioco, no? La presenza è un gioco di assenze. Ha questo senso qui, ecco. Guardi, parlare con lei è fantastico perché, guardi, persone profonde come lei, superficialmente profonde, non ce ne sono in giro, ce ne sono pochissime, ce ne sono pochissime. È bellissimo, è bellissimo. Ma la domanda vera è questa, se lei è
e come è in realtà profondo, sensibile, musicale. Se lei tutte queste cose, intelligente, geniale, come mai è un fallito del cazzo? Nel senso che nessuno mi intervista e devo intervistarmi da solo? Sì, è proprio un fallito del cazzo. Fallito. Bella domanda. Non saprei rispondere. Verrebbe da dire perché gli altri sono stronzi, ma in realtà poi c'è qualcuno che mi segue. Sa cosa? Mi ha dato un'idea che adesso mi ruberanno, perché è un'idea geniale se ci pensi. In televisione, no? Ci danno sempre questi modelli di successo, vengono intervistate sempre le persone di successo. Io farei una trasmissione intitolata Falliti, tra parentesi non saranno famosi, oppure non saranno mai famosi. La condurrei io in questa trasmissione, in prima serata, o anche se no, facciamo seconda serata, è più bello, è più elegante, verso la notte, così. Anche terza serata. Esiste la terza serata? Non so. Comunque, una trasmissione sui falliti, sulle persone, non so, i pittori falliti, i musicisti falliti, i poeti falliti. Falliti in che senso? Nel senso che sono sconosciuti ai più, non guadagnano con quello che fanno, sono dei fallitacci di merda. E intervistarli tutti, questi grandi falliti stronzi. Perché nella vita bisogna avere successo, se non hai successo sei uno stronzo del cazzo. Se non sei un vips, sei uno stronzo del cazzo. Se nessuno ti caga, se ti cagano quattro stronzetti come te, sei uno stronzo, sei lo stronzo degli stronzi, lo stronzone degli stronzetti. Ecco che cazzo sei. Il successo, la gloria, questo conta. Se no sei un fallito di merda. E mi piacerebbe fare una trasmissione piena di questi merdosi falliti, queste persone sole, stronze, fallite. A intervistarli. Porca puttana. Sti cazzoni. Abbiamo intervistato lo stronzone degli stronzetti, Ricky Farina. È stato un piacere intervistarla, signor Farina. Bella l'idea dei falliti, non saranno mai famosi. Mi piace. Perché non la fanno? Ma perché i dirigenti Rai, i dirigenti FI, sono tutti dei falliti. No, ma adesso mi scusi lo sfogo, ma in realtà io non mi sento un fallito perché suscito amore ancora in qualcuno che mi cerca, che si interessa a me. Se susciti della curiosità, dell'amore, non puoi dirti fallito. Se sai fare qualcosa e la fai bene, non puoi dirti fallito. Farei questa trasmissione solo per donare un po' di varietà al mondo televisivo che è così piatto, sempre i soliti. Solo per questo. Però ecco, io direi, falliti di tutto il mondo, unitevi. Mediocri di tutto il mondo, ricordo un po' Salieri, no, questa cosa? Come il Salieri di Shakespeare era Ben Jonson, che era pure un grandissimo, però di fronte a Shakespeare, Ben Jonson. Quello del volpone, dell'alchimista. Insomma, così basta. Direi che l'intervista è finita. Per me è stato comunque un piacere, grazie. È così. Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Abbiate pietà, porca troia. Abbiate pietà, un po'. Un minimo di pietà. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Qualsiasi cosa accada nelle vostre vite, pensate che c'è uno come Ricky Farina e vedrete che vi passa tutto, non ci sono problemi, se c'è lui. Ok, ciao, ciao, ciao a tutti. Dio mio, mi ha fatto venire mal di testa sto stronzo. Vaffanculo.